invitato e volevo fare un complimento per l'iniziativa che è stata organizzata da Bella di Commercio. L'agenzia si chiama Best Marketing Agency, insomma il nome è già Best, abbastanza forte, ma l'abbiamo scelto appositamente. Allora, chi sono io? Intanto mi presento, sono Ramon Dazzi Gubeia Lima, probabilmente ricorderete solo Ramon, non gli altri cognomi. Sono proprietario o fondatore di una Best Marketing Agency, sono speaker radiofonico su Radio Domani e anche formatore del dottore Capita, quindi se qualcuno un'azienda vuole formarsi, io ci sono, ok? E altri sono tutti i miei contatti. Allora, Best Marketing Agency, di cosa ci occupiamo? Best Marketing Agency si occupa di marketing a 360 gradi, dal marketing strategico al marketing operativo, e con l'obiettivo di incrementare i margini di utile aziendale facendo aumentare il fatturato e risparmiando sui aspetti di marketing annuale. Proviamo tutti i tipi di servizi creativi, pubblicitari e strategici. Per i ragazzi che sono qui dentro, chi è che ha uno smartphone? Alzate la mano. Chi è che ha un account Facebook, Instagram, Twitter? Ok, per farvi capire, io faccio soldi di queste cose, quindi se è super interessante potrebbe essere un piccolo lavoro per voi, d'accordo? Allora, come nasce l'idea? L'idea sostanzialmente nasce attraverso un'analisi esperienziale, ovvero attraverso l'esperienza dell'azienda e della famiglia, cioè non c'è proprio benessere, c'è proprio benessere alto, c'è proprio pubblicità se mi dispiace velocemente, e quello gestito attraverso l'analisi delle situazioni del mercato mentre gestivo questa azienda, ci siamo accorti che sostanzialmente c'erano tre filoni di problemi per quanto riguarda il marketing e l'organizzazione interna aziendale. Il primo filone abbiamo analizzato che sono questi cinque punti, ovvero poco tempo dell'imprenditore per aggiornarsi ed organizzare la propria azienda. Sostanzialmente il microimprenditore è colui che ha la microimpresa, che sono il target di cliente nostro, è quello che sta sul bancone, no? Comunque entrate nei bar, nei ristoranti, di solito è un po' lo chef o quello che si confronta direttamente con il cliente, quindi non ha tutto il tempo per organizzare il marketing plan. Il secondo punto è il costo delle consulenze troppo oneroso per le microimprese. Effettivamente chi fa, le aziende che acquistano servizi di consulenza sono aziende meglio grandi, perché sostanzialmente un consulente viene pagato fior fior di quattrini e quindi la microimpresa ci va con i piedi di piombo. Perciò le microimprese non possono permettersi la maggior parte di pagare consulenti esterni. Il terzo punto, il mondo del web è troppo caro e sconosciuto per le microimprese. Effettivamente il mondo del web, le agenzie generalmente si fanno pagare 1.000-1.500 euro per un sito internet, una microimpresa che fattura 50-60 mila euro l'anno difficilmente fa fatica a crearsi un sito internet spendendo 1.000 euro, soprattutto se è un imprenditore, chiamiamolo vecchio stampo, che non sa le potenzialità del web. Poi c'era una perdita di tempo e denaro per la ricerca dei primi individui da più fornitori, per esempio per quanto riguarda tipografie, quanto riguarda siti internet, grafiche, eventi, sponsorizzazioni, bisognava fare 1.000 chiamate ad ogni azienda, per ogni servizio, quindi si perde molto tempo a fare questo tipo di azione, e la perdita di tempo e denaro per uscire ogni volta dal tipografo dell'agenzia di turno. Principalmente i microimprenditori escono sempre, vanno sempre dalle tipografie o dalle agenzie web di riferimento, quindi devono perdere il proprio tempo ad prendere la valigetta, uscire e non lavorare, quindi dover chiudere oppure utilizzare il tempo libero per fare queste cose. Il secondo filone di problemi è stato scoperto nel posto apertura, quando abbiamo aperto, ovvero che chi offre servizi e prodotti pubblicitari web pecca sul lato commerciale. Noi sostanzialmente facciamo da collante tra chi offre servizi, quindi tipografie, programmatori, grafici e le aziende che ricercano questi servizi. Di conseguenza il programmatore non ha una rete commerciale propria, quindi quando ha saputo che noi facevamo questa cosa, mettevamo in funzione le due fazioni, chiamiamole, tutti quanti ci hanno cominciato a chiamare, hanno cominciato a voler collaborare con noi. Il terzo filone è scoperto nel post apertura, quindi ancora dopo, è molto molto importante la comunicazione del linguaggio web per il microimprenditore, diciamo, arabo. Mi capita molto molto spesso, quasi ad ogni appuntamento, visto che parlo sempre nelle microimprese, che l'imprenditore non sa utilizzare internet, non sa utilizzare social network, faccio un esempio.
se l'imprenditore si parla direttamente con il programmatore o lo sviluppatore web gli dice: guarda, secondo me dovresti aprire il sito web, fare la pagina social, Pinterest, Instagram, Tumblr, Flickr, dovresti taggare, dovresti condividere, dovresti... Parliamoci chiaro, cioè, sono tutti paroloni che l'imprenditore vecchio stampo, magari per tanti ragazzi, anche i genitori, se li parlate così, non vi capiscono. E quindi è un problema di comunicazione tra il fornitore e l'impresa. E noi facciamo anche questo, ovvero ci relazioniamo con l'imprenditore, gli spieghiamo in termini pratici e concreti che cosa deve fare e il programmatore ci interfacciamo con una comunicazione più tecnica. E quindi facilitiamo questo discorso. Qui sulla vignetta vedete gli utenti come guardano i programmatori, come alieni, e i programmatori come guardano gli utenti o comunque i micro imprenditori. In più abbiamo avuto una finanziaria sostenibile che si autofinanziasse, ok, quindi partendo dal principio senza dover andare a cercare grossi investimenti, banche e quant'altro, e ci siamo riusciti. Abbiamo fondato quindi Best Marketing su quattro pilastri fondamentali: la comodità per il cliente, ovvero da oggi pensiamo tutto quanto noi, quindi facciamo consulenza gratuita e organizziamo piani marketing per le microimprese e soprattutto gli diamo modo di pensare esclusivamente a lavorare e basta, mentre noi pensiamo al discorso di organizzazione, gestione e creazione dei piani marketing. Ciò vuol dire che, per esempio, anziché chiamare, come dicevo prima, 20 aziende diverse per 20 preventivi diversi, lo facciamo noi e troviamo il miglior preventivo, diamo il miglior prezzo in assoluto. E quindi è un servizio che sta piacendo molto alle aziende, la comodità. La seconda cosa è la convenienza, offriamo i servizi al miglior prezzo in assoluto, il miglior prezzo del mercato, quindi agli imprenditori gli dico: io vi faccio il preventivo, poi voi cercate in giro, se trovate di meno me lo dite, però non succede mai, quindi la convenienza è uno dei fattori chiavi nostro, quindi risparmio sul servizio finale. La velocità, preventiva in 5 minuti facciamo, questa è anche un punto di forza nostro, perché di solito quando viene un preventivo bastano settimane, se si ricorda che tipografo l'agenzia o chi per loro, quindi è un punto chiave sul quale facciamo un focus, però la velocità. E la qualità, ovviamente senza qualità non si va da nessuna parte, diamo anche la garanzia della soddisfazione, perché faccio un esempio veloce: se il tipografo nostro stampa per l'azienda finale e la stampa non va bene, noi lo stampiamo gratuitamente, ci rimetto in tasca mia sostanzialmente, quindi. Però è un servizio in più che sta piacendo molto, non mi è successo mai fino ad oggi per fortuna, però è uno dei pilastri su cui abbiamo montato l'azienda. L'altra situazione attuale, un minuto solo, la presenza sul suolo italiano: abbiamo oltre 150 clienti, abbiamo aperto l'anno scorso, quindi stiamo muovendo molto molto velocemente e il servizio sta piacendo, e siamo presenti in 9 regioni italiane. Abbiamo i collaboratori nostri, siamo 8 persone, tra cui il nostro amico Bruno Allevi in fondo con la videocamera, che è il fratello di Giovanni Allevi per chi lo conoscesse, e il braccio destro lui. Abbiamo 8 collaboratori in più in totale nel network, tra anche aziende che ci sostengono per quanto riguarda i servizi, siamo oltre 20 persone. Abbiamo ideato un programma Best Marketing Manager, ovvero diamo l'opportunità a tutti i ragazzi neolaureati in scienze della comunicazione, economia o quant'altro, di partire con questo programma nel quale noi ti formiamo da zero e in un anno e mezzo vi portiamo a diventare il marketing manager, quindi formazione con retribuzione e in più, oltre che teoria, facciamo fare molta pratica, perché a tutti i ragazzi che stiamo formando in questo momento diamo l'opportunità di creare progetti che devono essere poi accettati dalle aziende, quindi concretezza. Abbiamo creato la Peri Business, che è un evento di networking tra aziende per conoscersi. Prima l'abbiamo fatto all'interno 88 a Porto d'Ascoli, ci sono state oltre 90 aziende, oltre 50 aziende con circa 90 presenze, e ci ha aiutato moltissimo la CNA, che ringrazio. È stato un evento molto 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 richiesto, infatti l'abbiamo riorganizzato per febbraio, dopo che l'ho posticipato da settembre, come vedete, e abbiamo presentato a biglietti venduti già, e puntiamo ad arrivare ad oltre 200 aziende. È un canale YouTube nel quale metteremo dei video corsi per tutti quanti,
disponibili per tutti gratis. La collaborazione migliore che abbiamo avuto ad oggi, lo volevo ribadire, è la CNA, perché la CNA ci ha aiutato moltissimo a metterci in contatto con tante aziende e ci sta dando la disponibilità completa sul piano organizzativo nella creazione del network di aziende che conosciamo. Quindi di nuovo un grazie all'associazione di categoria. L'ultimo corso, ho finito, consigli per gli start-up, l'ultima slide. Crederci ma non troppo. L'organizzazione e un piano di profittabilità, sì, istantanea, sono una cosa che contano. Quello che dico è, bisogna crederci nelle idee che avete, però se ci credete e basta e pensate che domani si guadagni subito, si facciano subito i soldi, non funziona. Basta guardare i social network di Zuckerberg per capire che non è da oggi a domani che si fanno i soldi. E la cosa principale è che vi organizzate, quindi bisogna studiare ovviamente economia, marketing e quant'altro, dare retta al professore ovviamente, cosa che io non facevo alle superiori, però l'ho fatto dopo, quindi bisogna dare retta e bisogna studiare molto, perché l'organizzazione è la cosa principale e soprattutto fare un piano di autosostenibilità, perché pensare che di trovare subito un finanziatore business angel è difficile senza organizzazione. Bene, grazie e buona giornata. Ragazzi, Best Marketing Agency, molto convincente, abbiamo anche capito come mai è piaciuto questo settore. Andiamo a concludere gli interventi di oggi.